Il mezzo bicchiere d'acqua di Efrem, di Alberto Melis. Cagliari, 20 aprile 2017. Caro Efrem, finalmente oggi ho trovato la tua lettera nella mia casella di posta elettronica. Anche se non capisco come mai mi sia arrivata solo ora, 15 giorni dopo che tu l'hai scritta. Cosa significa che l'hai affidata ad Abebe? Chi è Abebe? E perché lui ha dovuto andare sino alla missione di Marcada a 40 km dal vostro villaggio per poterla inviare? Immagino che nel vostro villaggio manchi la connessione internet e che sia per questo motivo che devo inviare la mia risposta all'indirizzo di padre Justin alla missione. Spero solo che lui non aspetti altri 15 giorni per stamparla e per consegnartela. Devo farti una confessione. Ricordi Riccardo, quel ragazzo della seconda A? È lui il nuovo capitano della squadra della scuola. Non va d'accordo con nessuno. Quando il capitano eri tu, era tutto diverso. Ci divertivamo di più e nessuno rimproverava un compagno se sbagliava un tiro o un passaggio. Sono felice che le cose per voi stiano andando bene. La prof di italiano l'altro giorno ha parlato di te a tutta la classe. Anzi, non proprio di te, ma di tuo padre. La prof ha detto che tuo padre ha avuto molto coraggio a lasciare il lavoro che aveva qui per tornare in Etiopia. Ci ho pensato molto, sai, e più ci pensavo, più mi risuonava in mente il nome del fratello di tuo padre, Gebra. Un uomo con la stessa faccia di tuo padre, le stesse mani, la stessa pelle, gli stessi occhi, lo stesso respiro. Come succede ai fratelli gemelli? Per questo tuo padre ha dovuto lasciare il lavoro che aveva qui e tornare in Etiopia, per prendersi cura dei figli di Gebra, che sono come pezzettini di lui rimasti su questa terra. Ecco, quando ho pensato questo, un po' la rabbia mi è passata. Non del tutto, però, soprattutto quando mi ricordo che l'estate sta per arrivare e che tu non potrai venire in campeggio con la mia famiglia a Feragi, come avevamo deciso di fare. Quando sarò lì, penserò a te, Efrem. Te lo prometto. Leo. Cagliari, 24 settembre 2017. Caro Efrem, l'estate è finita, siamo rientrati a scuola e io non sono felice. Ma non per colpa della scuola, anche se quest'anno sta iniziando nel peggiore dei modi. Pare che ci abbiano cambiato due prof, quella di matematica, la Tedde, che non era male, ricordi, e anche quello di educazione fisica. Ancora non abbiamo conosciuto il prof che lo sostituirà. Il campeggio a Feragi non è andato come mi aspettavo. Mio padre ha avuto le ferie solo dopo il 20 agosto. Per di più, nei 10 giorni in cui siamo stati in campeggio, ci sono stati ben 4 temporali. L'acqua ha invaso le tende, acqua e fango sino alle caviglie, e noi ci siamo dovuti rifugiare nell'auto di mamma. E siccome i vicini non avevano neppure un'auto dove ripararsi, papà li ha fatti entrare nella nostra. Prova a indovinare quanti eravamo. 9. 4 adulti e 5 ragazzi, tutti bagnati fradici. Ma non è neppure perché il campeggio a Feragi è stato molto deludente che io non sono felice. Il giorno dopo l'alluvione, quando siamo tornati a casa, ho acceso subito il PC per vedere se erano arrivate delle nuove da parte tua. Ma niente. Perché non mi hai più scritto, Efrem? Ho riletto molte volte la tua prima lettera e molte volte anche quella che ti ho inviato io per capire se per sbaglio avessi scritto qualcosa che avrebbe potuto offenderti. Ma dentro di me lo so che tu non ti offenderesti neppure se ti chiamassi sbalconato o nabbo. A volte ti immagino nel tuo villaggio, così come l'hai descritto, le case di pietra e legno coi tetti circolari messe in semicerchio, i filari degli orti dietro le case, insieme al grande pozzo dell'acqua, dalla parte opposta il recinto del bestiame e, un po' in disparte, la scuola di mattoni di argilla rossi e gialli, non distante dal gigantesco baobab che tutti chiamano Hayati Zafi, nonno albero, perché ha più anni di tutti gli abitanti del villaggio messi insieme.
Mi hai scritto che tuo padre ha impiantato il limoneto dietro i filari degli orti, in un punto dove è più facile far arrivare l'acqua del pozzo. Mia madre mi ha spiegato che gli alberi di limone danno i primi frutti quando sono ancora piccoli. Quindi forse tra un po' potrete fare il primo raccolto. Ti ho spedito un libro ieri. Quello che avevi preso in prestito dalla scuola prima della tua partenza e non avevi fatto in tempo a finire. Una casa per Jeffrey McGee, di Jerry Spinelli. Mia madre mi ha accompagnato in auto all'ufficio postale, dove mi hanno detto che il pacchetto per arrivare sin lì da te nella provincia di Somali, in Etiopia, potrebbe metterci anche più di un mese. Ecco, Efrem, volevo dirti questo. Io non ho mai avuto molti amici. L'unico amico vero sei stato tu. Per questo scrivimi appena trovi un momento per farlo. Ti prego. Leo. Cagliari, 24 giugno 2018. Caro Efrem, sono le 2 di notte e mi sono alzato dal letto perché non riesco a dormire. C'è un silenzio assoluto nella mia camera ora, salvo il tic-tac della mia vecchia sveglia a molla. E io ho una gran confusione in testa, forse perché è affollata ancora da troppi pensieri. Oggi ho dato gli orali all'esame di terza, è andato tutto bene. Prima ho esposto la mia tesina e poi ho risposto a tutte le domande dei prof, che alla fine erano così soddisfatti che mi hanno fatto persino i complimenti. Ero l'ultimo dei 5 interrogati oggi, così quando sono uscito, alle 13:45, fuori dalla scuola non c'era più nessuno. Ho telefonato ai miei genitori e poi per tornare a casa, invece di prendere l'autobus, mi sono incamminato a piedi. Avevo una gran voglia di mettermi a correre. La prof di matematica mi ha detto che potevo considerarmi un ragazzo grande. Anche mio padre e mia madre hanno detto la stessa cosa. Così sono andato in camera e mi sono guardato allo specchio. E all'improvviso ho capito che era vero. Sto diventando grande. Sono cambiato. Anche se certo non da stamattina, dal momento che ho ricevuto i complimenti, ho capito che verrò promosso. Davanti allo specchio ho pensato che io e te non ci vediamo da quasi 2 anni, che se tu mi vedessi ora ti sorprenderesti di quanto sono diverso, sono molto più alto e robusto. Credo che la stessa cosa sia successa a te, Efrem, anche se ho paura che il tuo diventare grande sia stato molto diverso dal mio. Non hai mai risposto alle mie lettere, non mi hai neppure fatto sapere se hai ricevuto il libro che ti inviai l'anno scorso, così che per un mucchio di tempo mi sono arrovellato in 1000 domande. Poi un giorno mio padre si è accorto che ero soprappensiero e quando gli ho spiegato il perché mi ha detto che forse avrei potuto trovare in modo diverso le risposte che mi mancavano. Abbiamo navigato insieme in internet, io e lui. E pian piano abbiamo trovato le notizie che cercavamo, anche se ognuna di esse è stata una pugnalata al cuore. Caro Efrem, oggi so che la provincia di Somali, così come altre in Etiopia, è stata colpita dalla siccità. So che la siccità ha portato la carestia. So che in tanti soffrono per la mancanza di acqua e di cibo. Non mi importa che tu non abbia risposto alle mie lettere. Ricorda che io, anche se sono cambiato, sono sempre il tuo amico e che tu resti l'unico amico vero che io abbia mai avuto. Leo. Bodito, 18 agosto 2018. Caro Leo, Efrem fissa il foglio che ha davanti a sé e le poche parole che ha scritto la sera prima. Non è riuscito ad aggiungere altro e ora la voce di suo padre lo chiama all'esterno della casa, dove l'ultimo camion sta per partire in direzione della missione di Markada, dove è stato allestito un grande campo attrezzato per tutti gli sfollati della provincia. Efrem ripiega il foglio, lo ripone insieme ad altri tra le pagine di un libro sulla cui copertina spicca il titolo «Una casa per Jeffrey McGee».
infila il libro nel suo zainetto e prima di uscire prende in mano il bicchiere d'acqua pieno a metà che suo padre ha lasciato per lui sul tavolo. È l'ultima razione d'acqua rimasta in casa, ma non viene dal pozzo, bensì dall'ultima bottiglia di quelle che i volontari hanno distribuito nel villaggio. Efrem avrebbe dovuto berla la sera prima, ma non l'ha fatto. Esce all'aperto con il bicchiere in mano e le labbra riarse. Suo padre gli fa cenno di correre sino al camion, dove sono già saliti gli ultimi abitanti rimasti al villaggio. Ma lui si dirige invece in direzione della piccola scuola dai mattoni d'argilla. Si sofferma per un istante a mezza strada e si volta a osservare le case abbandonate disposte in semicerchio, il recinto del bestiame vuoto, le canalette dell'orto riarse e ciò che resta del limoneto, stecchi nerastri e rinsecchiti senza più una foglia. Si avvicina ad Hayati Zafi, il vecchio nonno albero, il gigantesco baobab dal tronco possente. Efrem ha letto 1000 volte l'ultima lettera di Leo, anche se sinora non ha mai trovato il coraggio di rispondergli. Cosa avrebbe potuto raccontargli? In che modo il cielo così avaro di pioggia aveva ignorato ogni loro preghiera? Il lento prosciugarsi del pozzo e l'inaridirsi di tutte le terre intorno che erano diventate grigie e polverose? Il capo del villaggio aveva convinto tutti che occorreva abbandonare il villaggio per trasferirsi nella tendopoli della missione di Markada. Efrem solleva una mano e accarezza la corteccia del vecchio baobab. Sa che non riuscirà mai più a tornare in Italia, ma gli piacerebbe comunque trovare la forza di scrivere una lettera a Leo, per dirgli che anche lui è stato il suo unico amico vero e che gli sarebbe piaciuto molto andare insieme alla sua famiglia in campeggio. Efrem si inginocchia davanti ad Hayati Zafi. Non è sicuro che sia vero ciò che tutti dicono sui possenti alberi di Baobab, che siano capaci di sopravvivere anche ai più lunghi periodi di siccità perché le loro radici affondano nella terra più profondamente di qualunque altro albero. Perciò ha deciso che il suo ultimo mezzo bicchiere d'acqua lo offrirà a lui. Piano piano lo versa ai suoi piedi, sino all'ultima goccia. Quindi lascia lì il bicchiere, raggiunge suo padre, sale sul camion e si siede vicino ai figli di Jebra.